38 pile, gli enormi piloni, ognuno dei quali composto da 8 pali del diametro di 1,5 metri, infissi nel terreno fino a 75 metri di profondità, 1186 conci, gigantesche strutture della forma di trapezio rovesciato del peso di 90 tonnellate l'uno, e due impalcati affiancati lunghi 1,5 chilometri, sul quale passerà l'autostrada. E la fotografia tecnica del nuovo ponte sul fiume Tagliamento, l'opera più importante del terzo lotto della terza corsia dell'A4. La costruzione dei conci viene effettuata in loco e parte dalla realizzazione di un'armatura di tondini metallici 6.800 kg che, inserito in una speciale macchina contenitore, viene ricoperta da una colata di cemento fatta indurire, verificata nei particolari, sottoposta al test di carico e spostata nell'area di stoccaggio che può contenerne 180 distribuiti su 12 file. Il trasferimento dei manufatti richiede l'uso di 2 carri ponte mobili posizionati a un centinaio di metri di distanza l'uno dall'altro che, scorrendo sui binari di cui è stato dotato il cantiere, li trasporteranno uno a uno per poi caricarli sul pianale di un arto articolato, quindi la posa in opera. In parallelo alla costruzione del ponte, in realtà le strutture sono 2, una per carreggiata, anche i lavori lungo l'intera tratta, 26 km complessivi, dove è previsto l'allargamento a 3 corsie, proseguono rapidamente, dalla costruzione del rilevato alla deviazione dei canali necessaria per consentire l'intervento. In questo caso l'acqua viene convogliata all'interno di speciali condotte che ne spostano temporaneamente il corso, fino allo spostamento delle interferenze, gas, elettricità, cavi per il trasporto di dati. Man mano che i lavori avanzano, viene di conseguenza anche modificata la viabilità sull'autostrada.